Ciao amici di Video Diggaz e bentornati a una nuova Pils. Le Pils sono fondamentalmente delle piccole puntatine brevi che non sono così importanti da necessitare una ripresa in streaming e un intervento molto più lungo, però sono sempre piuttosto importanti. Voi siete abbastanza stronzi perché voi non ve le guardate, se vedete Extra Dark o Pils non ve le scaricate, mentre vi ascoltate tantissimo quelle lunghe. In realtà non siete stronzi voi, perché se state guardando questo effettivamente non siete quelli che non le guardano, per cui non siete stronzi voi ma sono stronzi quelli che si guardano video di gas normali ma non le Pils. Chiuso questo inciso in cui vi voglio molto bene, parliamo di una cosa più divertente. Allora, oggi parliamo di screen replacement. Cos'è lo screen replacement? Screen replacement è quella serie di attività che consentono di effettuare una ripresa come quella che sto facendo in questo momento e di sostituire quello che si vede nello schermo, perché in una ripresa viene inquadrato anche uno schermo, che potrebbe essere una televisione, un monitor, il display di un tablet o un cellulare. Perché si fa? Si fa per due motivi. Motivo numero uno è che fondamentalmente quando si sta girando con la principal photography non si ha ancora a disposizione il contenuto dello schermo, il che è anche piuttosto vero. Oppure, che ne so, bisogna mettere qui dentro un mock-up di un sito o di un video o di qualcos'altro, questo non è ancora pronto, per cui per evitare di far tutto alla fine si gira prima la fotografia principale e poi si aggiungono questo come effetti speciali. E già questa è una cosa interessante. Il motivo numero due, che secondo me invece è il motivo più importante, è semplice. Guardate questa inquadratura e guardate questo monitor. Sto registrando in questo momento quello che sto dicendo, è molto tautologico questo. Questo monitor ha una temperatura di colore molto, molto diversa da quella dell'ambiente circostante. In questo momento ho settato l'impostazione di camera come luce solare, perché sto utilizzando semplicemente la luce che viene da fuori. Mentre questo monitor ha una temperatura di colore di 9000 rotti. Significa che comunque la temperatura di colore di questo monitor è sbagliata. Non solo, ma essendo il monitor una fonte di luce, l'esposizione per il monitor è sempre una cosa completamente diversa da quella che sarebbe nella vita reale. Ops. Essenzialmente sempre diversa da quelle che sarebbe nella vita reale, nella ripresa reale, per cui o si espone per il monitor o si espone per le persone. Facendo lo screen replacement fondamentalmente si può fare tutte e due le cose, per cui abbiamo un'esposizione giusta e poi si calibra meglio quello che c'è qui dentro. Non solo, ma provate a inquadrare molto nel dettaglio o il monitor di un computer o un palmare o un cellulare. Se si fa molto bene, se si fa molto a fuoco, cazzo, c'è anche l'effetto Moiré. Insomma, tutta una serie di motivi per cui riprendere uno schermo è sempre una cosa molto difficile, molto faticosa, che non viene mai bene. Motivo per cui si fa lo screen replacement, però ossia si gira e poi dopo, posteriori, si mette qui dentro qualcos'altro. Detta così, con questa inquadratura che è anche fissa, sarebbe anche una cosa molto molto semplice. La realtà è un po' più complicata, perché tendenzialmente, ripeto sempre tendenzialmente, praticamente fondamentalmente, vivetela come un drinking game, nel senso, ogni volta che dico qualcosa che finisce con ente o mente, voi vi bevete uno shot di qualcosa, che adesso che è estate potrebbe essere un po' problematico, però insomma potrebbe essere anche un modo divertente di leggere queste pills o queste lezioni che io tengo. Dicevamo, un conto è l'inquadratura fissa, in cui fondamentalmente si può fare una sorta di effetto e ficcarlo qua dentro, un conto è l'inquadratura in movimento, o ancora peggio un'inquadratura in cui c'è il movimento ma c'è anche una mano che ci passa davanti. Per cui oggi vedremo, in realtà non lo vedremo oggi ma lo vedremo in tre pills separati, che però farò uscire a breve distanza una dall'altra, come si può fare screen replacement con tre tecniche differenti a diversi livelli di complessità. La più semplice è quella del corner pin, del tracking, fatto in After Effects. Fondamentalmente sì, ho detto fondamentalmente, shot, subito. Praticamente, ho detto praticamente, shot un'altra volta. Si individuano i quattro punti, gli angoli di questo schermo, si tracciano con un tracking molto semplice in After Effects e poi dopo con un filtro che si chiama corner pin si applica l'immagine che vogliamo mettere dentro lo shot. Questo funziona sempre quando non c'è niente che passa davanti allo schermo e quando i quattro punti sono sempre visibili. Quando uno di questi quattro punti non è visibile, per esempio, che ne so, perché esce dall'inquadratura, una cosa che vedremo, cosa facciamo? Praticamente in questo caso faremo uso di Mocha, che è Far Planar Tracking. In pratica traccia tutto il contenuto dello schermo e non soltanto i punti e i lati. E questo è il secondo livello, ed è quello che viene utilizzato fondamentalmente, quello che viene in pratica, o praticamente, vedete, utilizzato più spesso. Il terzo livello è un livello che metto dentro così, en passant, che è quello del tracking 3D. In pratica, se nel primo caso tracciamo quattro punti, nel secondo caso tracciamo una superficie, nel terzo caso facciamo il tracking inverso della camera. In pratica,
praticamente attraverso After Effects CS6 faremo in modo di ricostruire in un ambiente 3D il movimento della camera, e così facendo potremo dire ad After Effects di infilare il piano che noi vogliamo infilare nello schermo in un mondo 3D, che ha diversi vantaggi, anche se necessita di un lavoro molto più di fino e molto più difficile da realizzare. In questa prima puntata, come dicevo, facciamo il tracking con 4 punti, per cui cominciamo. Perfetto, siamo in After Effects e adesso vediamo cosa fare. Io ho preparato un po' di materiale, nella fattispecie questa è la take che utilizzeremo per prima. Una take molto semplice, vi faccio vedere. Questo che vedete qui è Michele, l'abbiamo girata con un carrello e con un obiettivo, credo che sia stato un 12 su una PSC, per cui un 18-19 equivalente. Allora, prenderemo questo pezzo qua che parte da quando siamo qui fino a quando siamo qui, per cui abbiamo soltanto 4 secondi. Manteniamo come sempre la lunghezza della clip originale e ci mettiamo qui dentro un bel punto CMP per indicare che è una composition. Ok, allora dobbiamo a questo punto dire che cosa ci fichiamo qua dentro. Tautologicamente, visto che siamo Video Diggaz, ci tiriamo dentro una vecchia puntata di Video Diggaz e ci becchiamo, adesso diciamo a lui di utilizzare il giusto aspect ratio, vediamo se ci siamo noi che balliamo. Facciamo tante cose stupide. Ok, siamo noi che spieghiamo, per cui mettiamo che questo è l'inizio della clip, trim comb to work area, per cui questa è la prima parte della clip. Ok, questo è quello che noi infileremo qua dentro. Già che ci siamo, infiliamolo, per cui tendenzialmente, ho detto tendenzialmente, infileremo questa roba qui dentro. Come si fa? Ma la cosa è molto semplice. Selezioniamo, ci mettiamo all'inizio del segmento, selezioniamo il segmento, facciamo un bel track motion e come tipo di tracking indichiamo perspective corner pin. Come vedete ci sono 4 punti, questo significa che noi dovremo inserire questi 4 punti ai 4 angoli e noi tracceremo la cosa. Cominciamo col primo, ingrandiamo un po' per comodità. Il primo lo mettiamo qua, in angolo, l'angolo in alto a sinistra, poi faremo lo stesso per quello in basso a sinistra, poi faremo lo stesso per quello in basso a destra e magicamente anche per quello in alto a destra. Vedete? Adesso già abbiamo tracciato questi punti, cioè non li abbiamo tracciati, li abbiamo solo detto dove stanno. Facciamo il tracking e indichiamo come target giustamente il layer soprastante. Facciamo un bel play. Questo è un video molto semplice per cui si traccia con facilità. Tracciato questo, applichiamo il corner pin e magicamente vediamo cosa succede. Come vedete viene applicato l'effetto a questo livello superiore sulla base dei punti di quello inferiore. Come funziona? Vediamo un pochettino come viene. Vediamo l'effetto. Ci mettiamo qua e iniziamo a vedere che il tracking è venuto abbastanza bene. Torniamo a vederlo magari tutto intero. E vediamo cosa succede. Il tracking c'è, è un movimento molto semplice per cui non abbiamo grosse difficoltà. Abbiamo un piccolo problema però. Praticamente, ho detto praticamente, si vedono ancora i bordi del verde sottostante. Cosa facciamo? Il nostro problema è dato dal fatto che il tracking è stato abbastanza preciso, ma non precisissimo, e siamo stati un minimo conservativi, per cui siamo stati un po' dentro i confini del televisore. Niente di male, io direi che possiamo prendere tutto questo, cancellare gli effetti che abbiamo applicato e ricominciare il tracking, questa volta però con un pochettino più di sentimento, per cui facciamo un track motion, gli diciamo ancora una volta perspective e questa volta però magari con un po' più di precisione
ci posizioniamo ancora i quattro angoli senza tanti problemi, perché noi in questo caso stiamo tracciando un punto che è il punto di angolo, che è un punto ad alto contrasto, per cui va bene. Però possiamo anche spostare questo, il punto di applicazione dell'effetto, per cui possiamo spostare questo questa crocettina in modo tale per cui lo schermo starà sempre un po' più grande, starà sempre un po' più grande, si può dire sì, ma chi se ne frega, dell'area disegnata dal verde. Questo può significare, questo vale per mille motivi. Primo di tutto, per cui qualsiasi televisione comunque fa un minimo di overscan, per cui ci sta bene che si tagliano le parti ai lati, e soprattutto così possiamo buttare fuori questo fottutissimo verde che oggi non ci interessa. In realtà ci interessa anche quello, però vediamo un po'. Rifacciamo il tracking, applichiamo il tracking e magicalmente vediamo questa immagine. Adesso lo facciamo vedere e vediamo che la cosa funziona. Ora, cosa non funziona in questa immagine? Ci sono mille cose che non funzionano. La prima cosa che mi viene da dire è che se noi riprendessimo un televisore avremmo questi colori, e soprattutto questi colori sono giusti. Torniamo un po' indietro, mettiamoci a vedere il video, questo video che stiamo vedendo. Facciamo finta che questo video lo possiamo mettere a posto come se fosse bello, per cui andiamo qua in color correction levels e vediamo un po' cosa succede. I livelli sono molto bassi di questo video, per cui sistemiamolo, mettiamo a posto il rosso, mettiamo a posto il verde e mettiamo a posto il blu. Adesso diciamo che è più ben bilanciato, forse anche sin troppo per il blu. Ok, adesso questa è l'immagine da cui noi partiamo. Se noi questa immagine, che potrebbe essere un'immagine giusta, già tiriamo giù leggermente i verdi, ok, e la ficchiamo qua dentro, vediamo che magicamente è troppo sparata. Questo perché? Perché questa è un'immagine perfetta, ma se noi riprendessimo la televisione in questo ambiente vero e proprio non sarebbe così. È ovvio che noi non possiamo fare degradare questa immagine al punto tale per cui sarebbe identica come se la riprendessimo dal vero, perché noi non vogliamo riprendere dal vero, perché vogliamo comunque bilanciare giustamente colori, eccetera, eccetera, eccetera. Però dobbiamo un minimo degradarla per dare l'impressione che questa immagine possa essere effettivamente quella. Punto numero uno, applichiamo ancora una volta una correzione del colore. Andiamo nelle curve e a livello generale alziamo i neri, perché non sono mai così profondi su un televisore quando viene ripreso, e abbassiamo un po' gli alti. Abbiamo diminuito il contrasto per metterla qui dentro. Potremmo anche sbilanciare ancora l'immagine tornando un po' indietro, alzando un pochettino i rossi, in modo da bilanciare meglio questi colori con quelli dell'ambiente circostante. Ok, potremmo quasi esserci, in realtà poi il giusto bilanciamento dipende sempre da shot a shot, da inquadratura a inquadratura. Cosa possiamo fare? Possiamo prima di tutto vedere una cosa. Questa è un'immagine che io ho girato in un modo molto particolare, perché ho messo a fuoco lui, che stava molto più vicino alla camera, stava tipo a un metro e mezzo dalla camera, piuttosto che questo, che stava a circa 2,5-3 metri dalla camera. Per cui l'immagine qua dentro dovrebbe essere sfocata e invece di essere a fuoco come questa. Questo è il primo punto. Per cui dobbiamo sfocare l'immagine che sta qua dentro. Non solo questa immagine è fuori fuoco qua ed è a fuoco qui, ma comunque un'immagine che è stata girata con una macchina fotografica da 7D che utilizzo comunque sempre, a 1080, e dobbiamo sapere che la risoluzione del 1080 della 7D non è un vero e proprio 1080, è come se fosse un 540, vi spiegherò poi un giorno perché. Per cui, anche se noi avessimo a fuoco qui, questa immagine non potrebbe essere a fuoco. Questa è un'immagine a 1080, la faccio vedere qui, con tutti i limiti del 1080 della XH1S, qua dentro, riducendo la dimensione del tanto per cento, questa immagine diventa assolutamente, completamente ultra definita. Dobbiamo di conseguenza deblurarla ancora di più, non solo perché qui è fuori fuoco, ma perché comunque anche se avessimo a fuoco tutto, come abbiamo a fuoco questa scarpa qui,
o questo cuscino o questi pantaloni, comunque non si è mai a fuoco, questo è il 100%. Vedete che livello di defocus abbiamo comunque con una macchina del genere. Per cui ci mettiamo qui e applichiamo un bel effetto blur e sharpen, fast blur, e qui andiamo a sentimento finché non raggiungiamo un certo livello di fuori fuoco. Questo forse è troppo, andiamo su 3, forse andiamo su 2 e abbiamo il giusto livello di fuori fuoco. Facciamo, se noi ingrandiamo un po' e mettiamo che alziamo un attimino, il fuori fuoco farebbe perdere i pixel laterali, per cui mettiamo repeat edge pixel e andiamo così. Questo è il primo intervento che possiamo fare. Possiamo andare avanti? Possiamo far di meglio? Certo che possiamo far di meglio, posto che questa sta dentro qua adesso ed è ben tracciata e funziona, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo che comunque questa immagine, che adesso nasconderò, sta davanti al televisore, mentre dovrebbe stare dentro il televisore. Motivo per cui io comunque ho girato con questo green qua dentro. Notate che questo green parte da questo file. Ora ve lo faccio vedere tirandolo dentro in After Effects. Questo green è questo. No, ho sbagliato. Questo è il verde che io ho preparato in Photoshop e questo è come viene inquadrato nel televisore. Vedete che comunque il gamma è completamente diverso. Insomma, dobbiamo bucare questo verde qui in modo da mettere questa immagine sotto, per cui molto semplicemente prendiamo il video tracciato, lo fichiamo sotto e dobbiamo bucare questa immagine. Come si fa? Beh, uno potrebbe dire usiamo Keylight. Sì e no, stavolta invece voglio utilizzare un sistema che ho imparato recentemente. In pratica noi prendiamo il color key normale e usiamo questo per la prima fase di bucatura. Raggiungiamo un risultato assolutamente non soddisfacente e dopo a posteriori utilizziamo Keylight. Questo ci consente di risparmiare un po' di memoria. Utilizziamo lo stesso colore e a questo punto guardiamo lo stato. Prima di tutto aumentiamo il gain e poi il bilanciamento in modo da dare molto più opacità e infine proprio clippiamo bellamente. A questo punto usiamo come metodo replace il source e vediamo l'effetto finale. Come vedete abbiamo ancora un minimo di bordo, cosa che noi possiamo sistemare aggiustando il clip rollback e con un minimo di softness fino a raggiungere un buon compromesso come quale potrebbe essere questo. Come vedete il fatto che sia fuori fuoco genera anche un minimo di fuori fuoco qua nei bordi, il che ci va abbastanza bene. Insomma, a questo punto lo schermo sta dentro il televisore e non sopra. L'unica cosa che possiamo fare adesso è dare un minimo di amalgama al tutto, per cui prendere questa immagine, applicarci Stylize Glow, abbassare di molto la threshold, aumentare il radius e abbassare di molto l'intensità. Forse ancora di meno. In questo modo abbiamo un oggetto che sembra emanare luce, che sta dentro il televisore. Proviamo a renderizzare. Perfetto, proviamo a guardare come funziona. E tutto va come previsto. Ora taglierei in coda e dopo le cose in modo da avere tutto quanto pronto. E tutto mi sembra che vada. Abbiamo fatto il nostro primo tracking. Bene, per questa prima pillola ci siamo, abbiamo finito, abbiamo fatto il nostro primo tracking con il Corner Perspective Pin, qualcosa del genere, insomma quello di After Effects. Era la versione più semplice. In realtà vi ho fatto questo perché voglio farvi arrivare a Mocha. Ci serve Mocha perché più che altro è fondamentale per il video di Diggaz Extra Dark che gireremo fra un paio di settimane, in cui utilizzeremo Mocha in maniera molto più pesante. Per questa volta è tutto. Se vi chiedete perché porto gli occhiali da sole è perché Claudia, la truccatrice, è altrove, è al mare in questo momento, per cui per non farvi vedere le mie occhiaie che arrivano quasi sotto la pancia ho messo gli occhiali da sole. Vi ricordo che Video Diggaz è una cosa molto bella, per cui cercateveci su iTunes, dovreste trovarlo da qualche parte sottoscritto, o su Facebook, facebook.com/videodiggaz,
e anche su Twitter, chiocciola Video Diggaz. Il nostro sito è videodiggaz.wordpress.com, e invece se volete delle cose più interessanti le trovate su Italian Podcast Network, italianpodcastnetwork.it. Ciao.